Fabiano Parisi è un nuovo giocatore della Fiorentina. La Fiorentina lo strappa alla Juventus e all'Inter. Ufficiale il primo colpo dei Viola. All'Empoli andranno 10 milioni più bonus. 10 milioni più bonus. Andremo a parlare di questo in questo video. Prima di tutto like, commenti, iscrizioni, condivisione e campanellina, così potenziamo, perché ma che per voi è molto importante. E aiutatemi, vi prego, perché sto sudando come un porco e qua fa un caldo cane. Quindi con voi mi diverto un po', dai. Allora, Fabiano Parisi è il nuovo giocatore della Fiorentina, ne andiamo a parlare. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ovviamente, tifosi Viola e non, penso che i tifosi Viola saranno entusiasti, come è giusto che sia. Allora, Fabiano Parisi era seguito da molte big d'Italia. Era seguito dalla Juve, era seguito dall'Inter. Però la Fiorentina lì, zitta zitta, se lo va a prendere. Si fa il colpaccio, perché comunque strapparlo a Inter e Juve, ovvero due big italiane che giocano alla Champions, mentre la Fiorentina non fa nessuna competizione europea, signori, è tanta tanta roba. Da questo si capisce che la Fiorentina ha un progetto ambizioso a lungo termine. Firmerà ovviamente un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2027. Questo è un colpaccio, perché l'hai anche pagato poco, 10 milioni più bonus praticamente, se, almeno secondo me, per Fabiano Parisi non sono nulla, ma proprio zero, non sono niente. La Fiorentina piazza il colpaccio. Io questa operazione do 8, però aspettate, ora che ci penso c'è un attenuante. Sulla fascia sinistra la Viola già Biraghi, quindi questa operazione per me declina un po'. Gli do un 6,5. Perché gli do un 6,5? Perché non sappiamo se Fabiano Parisi farà il titolare o no. Perché comunque diamo tutto il rispetto a Biraghi, perché comunque Biraghi è il capitano della Fiorentina, è un giocatore con tanta anima, con tanto carisma, e quindi non credo che Parisi gli leverà facilmente il posto. Quindi un 6,5 a voto rapporto qualità calciatore 8, perché Parisi è tanta tanta roba. Però voto rapporto qualità prezzo 6,5, perché dobbiamo considerare anche il fatto se faccia il titolare o meno. Quello è da considerare, perché comunque c'è quella fascia, c'è da scavalcare uno di tanta esperienza come Biraghi, quindi non è facile. Questa è la mia opinione su Fabiano Parisi, che è un nuovo giocatore della Fiorentina. Se volete ditemi la vostra opinione nei commenti, soprattutto i fiorentini, che secondo me saranno entusiasti. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto, un commentino per dire la vostra se volete, iscrizione se siete nuovi e volete far crescere questo canale sempre di più, condivisione, gli stessi motivi dell'iscrizione, e campanellina per non perdervi nessuna delle mie notifiche. Noi ci vediamo ad un prossimo video, quando ci sarà una prossima ufficialità. Bella ragazzi, ditemi la vostra. Ciao!